Alessia Macari, Tale e Quale Show, sei emozionata? Temi un cantante, cioè temi che ti venga dato un cantante in particolare che ti farà tremare un po' le gambe? Sì, perché a me mi piace mettermi alla prova, quindi se non mi metto alla prova non mi diverto, quindi sì. Qual è che temi in particolare se dovessi uscire? Ci sono tanti, ma non ti posso dire quale. Adesso hai pensato quando stavi all'interno della casa che il tuo modo di cantare, la tua voce ti avrebbe portato un giorno su questo palcoscenico? Vi dico la verità, ho sempre voluto fare questo programma, anche prima che ho partecipato al Grande Fratello, quindi ci ho sempre pensato, quindi ho lavorato tanto per fare un buon provino e per stare qui. Qual è invece l'aspetto su cui hai dovuto lavorare di più in queste prove? Diciamo un po' l'imitazione. L'imitazione, non ho avuto problemi con il canto. L'imitazione era il mio punto un po' più debole, però già in 2 giorni mi sono migliorata tanto. Senti, invece di questi concorrenti del nuovo GF, insomma, li stai seguendo? Ti piace qualcuno in particolare? Cosa ne pensi? Sì, mi piace Malgioglio perché mi fa ridere tantissimo e mi piace anche Carmen Di Pietro perché mi fa anche ridere. Lei è molto simpatica, il suo accento io la capisco perché parliamo un po' uguale. Sì, loro due. Il tipo per loro due? Più per Malgioglio però. Un consiglio, vuoi dare un consiglio se potessi incontrarli? Cosa gli diresti? Stai tranquillo che è tutto a posto e lo devi guardare come un divertimento, come una vacanza, perché là dentro è tutto una piccola cosa, sembra che è il fine del mondo, quindi tranquilli.